prima di passare alla terza domanda, andiamo a vedere un po' di valori numerici. Innanzitutto c'è da capire che qua poche cose restano costanti, in quanto la maggior parte delle grandezze fisiche, cambieranno durante il passaggio del vagone, cioè della spira sul magnete. Quasi tutte le grandezze fisiche andranno a diminuire, a cominciare dalla velocità della spira che da 0,20 metri al secondo vedremo che diminuirà e quando la spira avrà completato il suo passaggio sul magnete, questa velocità d'uscita sarà minore. Dunque la spira rallenta man mano che passa sopra al magnete. Ma allora questo comporta anche che l'aumento del flusso magnetico sarà meno rapido, cioè il flusso magnetico attraverso la spira continuerà ad aumentare, perché aumenta l'area della spira che viene attraversata dalle linee del campo B, ma questo aumento sarà sempre meno rapido. E questo si capisce anche dalla formula della forza elettromotrice che è proporzionale alla velocità e quindi sta a dimostrare che rallentando la spira, quindi diminuendo la velocità, diminuisce anche la reazione della spira stessa, cioè la forza elettromotrice che genera. Infatti la spira reagisce di meno perché il flusso magnetico è vero che continua ad aumentare, ma aumenta più lentamente. La minore reazione della spira si traduce anche in una minore corrente elettrica indotta. Infatti vediamo che anche la corrente elettrica indotta dipende dalla velocità. Calando la velocità cala anche l'intensità della corrente elettrica. E calando l'intensità della corrente elettrica cala anche l'intensità della forza magnetica. Questa forza magnetica, pure è proporzionale alla velocità, era infatti una forza di tipo attrito viscoso, diventa quindi più debole man mano che la spira perde velocità. Dunque, non ha senso dire qual è il valore della forza elettromotrice e basta, o il valore della corrente, o il valore della forza magnetica, perché dipendono dall'istante di tempo, cambiano istante per istante e vanno diminuendo. Quindi non ha senso dire qual è il valore della forza elettromotrice, ha senso dire qual è il valore della forza elettromotrice per esempio all'istante iniziale, oppure dopo mezzo secondo, oppure dopo un secondo. Adesso in particolare vado a calcolare i valori della forza elettromotrice, la corrente e la forza magnetica all'istante iniziale, l'istante 0, che considero come quell'istante in cui il lato destro della spira entra dentro il campo induzione magnetica di questo magnete permanente. Dunque l'istante 0 è quando la spira inizia a entrare nel campo B. Allora andiamo a calcolare qual è il valore della FEM all'istante iniziale, che è il valore più alto di tutti, perché poi andrà diminuendo. Questa era la formula, meno BLV. Andiamo a sostituire il valore della velocità all'inizio, che era 20 centimetri al secondo, e anche il valore del campo B e la lunghezza del lato destro della spira, quadrata, che era 5 centimetri. Il risultato è meno 8,5 millivolt. Andiamo a guardare le unità di misura, Tesla, metri e metri al secondo. Al posto di Tesla mettiamo Newton su ampere metro. Ampere è coulomb al secondo, metri e secondi si semplificano, al numeratore rimane newton per metro, quindi joule, e al denominatore coulomb, joule su coulomb, ma joule su coulomb è il volt. Basta ricordare questa formula dell'elettrostatica, che in questo problema non c'entra niente, ma ci serve soltanto per le unità di misura. L'energia potenziale elettrostatica espressa in joule è uguale alla carica elettrica, immaginiamo una particella carica immersa in un potenziale esterno V, quindi è uguale all'accoppiamento tra la particella carica e il potenziale in cui la particella si trova. Così, da questo accoppiamento, la particella si carica di energia potenziale elettrostatica, perciò joule è coulomb per volt. Andando quindi a sostituire joule uguale coulomb per volt, rimane soltanto volt. Abbiamo quindi 10 alla meno 3 volt, quindi millivolt. Questo valore quindi è la forza elettromotrice all'inizio, nel momento in cui la spira entra nel campo B, e rappresenta anche il valore della differenza di potenziale ai capi di questo lato della spira. Il potenziale elettrostatico è maggiore sotto o minore sopra, e la differenza di potenziale tra questi due punti, quindi tra gli estremi di questo lato della spira, è di 8,5 millivolt.
Però poi questa forza elettromotrice va calando esponenzialmente nel tempo, cala con la velocità che diminuisce e lo fa attraverso una legge esponenziale, in quanto si può dimostrare, e dopo lo faremo, che la velocità diminuisce con un andamento esponenziale decrescente. Passiamo al calcolo della corrente elettrica, sempre da farsi a un istante ben preciso, determinato, perché è un valore che andrà calando esponenzialmente anche la corrente elettrica e perciò la calcoliamo all'istante iniziale, I0. Basta utilizzare la legge di Ohm generalizzata e dividere la FEM all'inizio, che abbiamo appena calcolato, diviso la resistenza da 20 milliohm della spira. E quindi all'inizio la corrente elettrica indotta che scorre nella spira è questo valore destinato poi a diminuire esponenzialmente man mano che la spira entra nel campo B e rallenta. Poi andiamo a calcolare la forza magnetica sempre all'istante iniziale. Utilizziamo la formula, diciamo, di Faraday, quindi ILB. Andiamo a sostituire il valore della corrente all'inizio appena trovato, L e i 5 cm, B il campo induzione magnetica, e troviamo 18 mN. Questa è la forza magnetica frenante di tipo viscoso all'istante iniziale. Anche questa andrà poi diminuendo esponenzialmente, perché segue lo stesso andamento della corrente elettrica, la quale andava calando esponenzialmente perché seguiva l'andamento della forza elettromotrice, che calava esponenzialmente perché seguiva l'andamento della velocità della spira, che calava esponenzialmente nel tempo. Calcoliamo anche il coefficiente beta, che era quella specie di coefficiente d'attrito viscoso della forza magnetica. Infatti la forza magnetica si poteva esprimere meno beta V, e il coefficiente beta era dato da questa espressione. Basta che andiamo a sostituire i valori, quindi campo B e la lunghezza del lato della spira diviso la resistenza elettrica, e otteniamo circa 0,09 e rotti. Vediamo l'unità di misura. Proprio da questa formula della forza magnetica di tipo attrito viscoso capiamo che l'unità di misura del coefficiente beta deve essere newton fratto metro al secondo. Infatti, quando poi moltiplichiamo beta per v, metro al secondo si semplifica, come si vede qua, metro al secondo, rimane newton, che dà appunto la forza magnetica. Quindi adesso andiamo a verificare che queste unità di misura, newton su ampere al quadrato, tutti e due, diviso ohm, corrisponde a newton fratto metro al secondo. Perciò newton lo scriviamo newton quadrato, newton, newton, e lo stesso facciamo ampere quadrato, ampere, ampere, ma utilizzando la legge di ohm, ampere per ohm e volt. Basta ricordare la legge di Ohm, delta V uguale R per I, quindi I volt uguale la resistenza Ohm per la corrente ampere. Proseguiamo qua, al posto di ampere scriviamo coulomb al secondo, e infatti è la definizione di corrente elettrica, quanti coulomb passano ogni secondo nel filo, e ricopiamo volt, ma coulomb per volt l'abbiamo visto prima, è joule. Il secondo lo portiamo al numeratore. Al posto di joule scriviamo newton per metro, un newton va via e quindi rimane l'altro newton, e secondi era meglio se lo lasciavo sotto, quindi metri al secondo al denominatore. Infine possiamo calcolare anche il campo elettromotore indotto, che era dato dalla formula VB. Anche questo campo elettromotore indotto cala esponenzialmente perché segue lo stesso andamento della velocità della spira. All'istante 0, l'istante iniziale, il valore di questo campo elettrico lo ottengo semplicemente sostituendo la velocità iniziale della spira per il campo B. Al posto di ampere mettiamo coulomb al secondo, i metri si semplificano, anche il secondo si semplifica, e quindi rimane newton fratto coulomb, che è anche volt su metro, l'unità di misura del campo elettrico. Un'ultima piccola osservazione sull'ordine di grandezza dei valori ottenuti. Questo è un campo elettrico molto debole, 0,17 volt al metro, come anche è molto piccola la forza magnetica, 18 millesimi di newton. Il coefficiente beta d'attrito viscoso pure è abbastanza piccolo, è circa 0,1, quindi l'attrito non è molto. La corrente elettrica invece all'inizio, che è il massimo valore della corrente elettrica, è quasi mezzo ampere, quindi non è poco.
Mentre invece la forza elettromotrice all'inizio, che pure è anche la differenza di potenziale all'estremità del lato destro della spira, è un valore abbastanza piccolo, 8, nemmeno 10 millivolt, quindi un piccolo valore di DDP.